vedremo nello specifico posizioni e gol fatti. E avete sentito le formazioni dette da Stefano Cazzador, allenatore dirigente dell'Olimpica d'Ossobuono, e si parte. Grande ex della partita che veste Ossobuono, la numero 18, Sofia Ghirardi, anzi no, scusate, 26, Sofia Ghirardi, che ha giocato sempre praticamente nelle file del Brescia e che da quest'anno, anzi da poche, veste la maglia dell'Olimpica d'Ossobuono. Intanto siamo in vantaggio, 1-0, segnato dopo una azione manovrata. Sarà una partita da prendere, come tutte, da prendere con le molle, è una partita di sicuro non facile, ma lo sappiamo che questo campionato, l'abbiamo visto sin dalle prime giornate, è un campionato difficile, un campionato molto molto incerto, se non eccezione fatta per le prime due posizioni, dove Salerno con Bassano comandano con un buon margine di vantaggio e Brescia arriva al pareggio 1-1. Diciamo un campionato molto molto incerto. Adesso guardando la classifica, diciamo con Bersano 28 punti, poi a 26 c'è Salerno e lo strappo, quindi a 19 punti Cassano, a 18 Oderzo, a 16 Casalgrande, a 15 proprio la Vempa d'Ossobuono, 13 Estense, 10 Brixen, 9 Brescia, 6 Ferrara, 4 Flavioni e chiude la classifica con 2 punti Teramo. Nel frattempo Brescia in avanti e va in vantaggio Brescia con il numero. Intanto bentornato a Stefano. Stefano, abbiamo visto di là. Esatto, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Dicevamo nell'introduzione del Tuerì un attimo, diciamo comunque partita difficile, ma come tutte le partite difficili, perché abbiamo visto che Brescia è in una posizione medio-bassa di classifica, però abbiamo visto già in altre occasioni come la classifica conti relativamente in alcune situazioni. Intanto bisogna specificare una cosa, che Brescia proprio originariamente è una squadra che non molla proprio mai. Dopo sai, è sentita in modo particolare questa partita, in quanto diciamo un derby, perché non sono due squadre della stessa città, però sono molte vicine, perciò alcune giocatrici hanno giocato nel Ossobuono, adesso giocano nel Brescia, esatto. Qualcun'altra anche è appena arrivata da Brescia, perciò diciamo c'è una rivalità che a volte appiana anche quelli che magari possono essere i valori tecnici in campo. Assolutamente. Perciò, sì, certamente assisteremo a una partita combattuta fino alla fine. Che partita potrà fare secondo te Brescia, che partita dovrà fare, sempre ovviamente stiamo parlando di ipotesi, no? Che partita potrà fare e dovrà fare Ossobuono questa sera per portare a casa 2 punti? Ma guarda, io non vedo che tatticamente ci possano essere tante differenze tra una e l'altra, perché tutte e due non hanno in organico giocatrici che possano snaturare o cambiare il sistema di gioco che hanno. Tutte e due l'arma principale deve essere il contropiede, la ripartenza e la velocità. Qualcosa in più vogliamo dire, che specialmente con la ripartenza di Ossobuono hanno un po' tamponato, diciamo, la potenza fisica o il tiro dall'arco dei 9 metri. Però tutte e due hanno assolutamente bisogno delle ripartenze e del contropiede, perciò sicuramente assisteremo a una partita che viaggia su rapida, rapida. Ricordavamo prima ad inizio partita le ottime prestazioni, l'ottimo quarto posto conquistato alle finaletti Coppa Italia dall'Olimpico d'Ossobuono. È stata una finale un po' particolare, insomma Oderzo ha fatto la partita della vita e si è conquistata la
forse un po' a sorpresa, anzi a sorpresa senza nulla togliere ad Odarzo, la finale. Sì, 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 certo. Quello sicuramente, anche se al nord del vero, intanto vediamo che Biondani impatta la partita. Trapari, bella, come dicevi tu, partita veloce, rapida. Partita veloce, come vediamo. Ritmi altissimi. Ritmi altissimi, non c'è possibilità. Probabilmente durante la partita si seguiranno anche parecchi errori, ma proprio dettata dal continuo cambio e dalla velocità che si gioca la partita. Intanto vediamo una cosa molto particolare, che quando attacca Brescia è in superiorità, o meglio non ha il portiere tra i pali, no? Sì, 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 sì. È un sistema di gioco che ormai si vede sempre più frequentemente sui campi di pallamano. Diciamo un po' le scuole della pallamano, perciò la scuola tedesca, la scuola francese o scandinava l'hanno introdotto, e sempre di più anche in Italia viene utilizzato questo sistema, sia quando c'è, diciamo, l'inferiorità numerica, perché questo permette alla squadra in inferiorità numerica di pareggiare, diciamo, i giocatori sul campo, e a volte cerca di prendersi il vantaggio giocando con 7 giocatori di movimento, escludendo il portiere. È rischiosa, perché è rischiosa, però sono dei sistemi che, esattamente, non può avvenire sempre, però certo. Avviene. Tanto abbiamo visto che Brescia da fuori fa male, e anche però abbiamo visto subito Ghirardi che segna il suo primo gol da ex. Esattamente, impatta subito la partita. Bella partita finora, Stefano, sì, rapida, veloce. Assolutamente, assolutamente. Per adesso gli attacchi stanno avendo il sopravvento sulle difese, ma mi aspetto che ambo due le squadre registrino un attimino le difese, in quanto per adesso stanno tirando tutti quanti abbastanza liberi. Non, diciamo, in gergo, non hanno le mani addosso dell'avversario. Certo. Vediamo ancora Brescia che si incunea e trova il fallo. Numero 5, Tanic. Ancora Tanic con la palla, questa su qua, la scarica. Ancora Tanic che cerca spazio. Intanto vediamo che c'è l'avviso di passivo alzando la mano gli arbitri. Tanic cerca il tiro da lontano e Lukin, senza grossi problemi, para. Per chi non fosse, diciamo, chiamiamolo, buono il passaggio di Mazzieri, tiro di Laura, purtroppo. Stavo un attimino cercando di spiegare, quando parliamo di passivo, sì, in gergo, che cosa vuol dire. Mi hai quasi anticipato, perché ci hanno fatto presente, no? Ma sì, ma voi parlate, però non fate una telecronaca, mi hanno detto, come quelle che hanno fatto in occasione delle Final Eight. Allora, diciamo subito una cosa: noi non siamo, almeno parlo per me, no, invece io primo, siamo parte in causa, perché comunque, certo, siamo Olimpico Addosso Buono, quindi ci mettiamo anche quell'emozione che, certo, probabilmente, certo, anzi sicuramente, i telecronisti di professione non hanno, e sono molto molto lineari, no? Certo, certo. Noi ci mettiamo quella parte emotiva, e quindi già lì ci perdiamo qualcosa in più. L'idea, quando abbiamo cominciato a fare questo tipo di telecronaca, è di creare curiosità, creare attenzione sulla pallamano, e quindi parliamo più che raccontare tecnicamente, anche perché vogliamo attirare chi magari di pallamano non ne conosce a tirarlo su questo sport. Detto questo, è anche giusto che tu, Stefano, che sei esperto e ne sai di pallamano, ogni tanto fai, certo, queste, certo, precisazioni. La differenza, io volevo ribadire, che la differenza è anche il fatto che, diciamo, un po' l'esperienza nel gestire il microfono, chiamiamolo così. Piano piano ci stiamo un po' adeguando a questo nostro nuovo ruolo, e faremo il possibile per accontentare tutti sempre di più. Tra una decina d'anni saremo espertissimi. Sì, 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 sì. Probabilmente ci mancherà la voce, perché la dentiera se ne va, però per il resto è tutto a posto. Intanto vediamo. Intanto mi sembra che le difese sono abbastanza. Buono il passaggio di Ghirardi, un ottimo passaggio, peccato per Mazzieri. Un ottimo passaggio di Ghirardi per Mazzieri, che ha tirato la palla, è uscita veramente di nulla. Ultimamente si usano molto i termini inglesi, è stato un passaggio no look, no, in questo look, caso. No. Vediamo se riusciamo ad adeguarci a questi linguaggi tecnici, Alberto. Intanto Brescia avanti 5-4, quando sono passati poco meno di 10 minuti, e
Brescia che fa girare bene la palla, però mi sembra che la difesa del Dossumono sia ben piazzata. Adesso c'è un raddoppio di marcatura, Tanis prova il tiro ma recupero la palla, recupero di palla e parte e via immediatamente in contropiede. Zanette la prende, si libera, fa il tiro, ottimo, 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 veramente ottimo, ottimo, ottima azione di Zanette, personale veramente. Si è liberata con un doppio passo, calcisticamente parlando, con un movimento di corpo. Ha messo dentro il 5 pari. Per finire il discorso di prima che ho iniziato, magari dopo, e non abbiamo terminato sul discorso del passivo, quando l'arbitro ritiene che la squadra con la palla in mano non stia facendo il possibile per attaccare, per, diciamo, sta prendendo tempo, chiamiamolo così, alza il braccio destro per segnalare o attaccate o io vi tolgo la palla. Di solito, diciamo, ci sono qui 3-4 passaggi di tempo per far vedere che si sta attaccando. Questo... Scusami, hai visto come è stata provocata Girardi dal numero 8 Savoldi, che l'ha spinta a palla lontana. Girardi ha preso la palla e da fuori ha messo un missile sotto il 7 che ha portato praticamente il risultato in parità e Savoldi si è presa i 2 minuti. Quindi pareggio e superiorità numerica i prossimi 2 minuti per l'Olimpica Dossumono. Dossumono, esatto. La partita si scalda, come dicevi tu, non è un derby ma poco ci ma manca. Poco ci manca, cioè, c'è pochi chilometri, forse si può dire il derby del Garda, ma anche noi siamo un po' lontani dal lago, ma comunque certo. siamo veramente sul confine quasi. Quindi intanto loro si stanno muovendo molto bene in attacco, ma stiamo continuando ad avere problemi in difesa, perdiamo un po' le misure e hanno un tiro dai 7 metri. E ancora con il numero 30 Girotto mette dentro la palla del nuovo vantaggio per Brescia. Tanto il tifo si fa sentire anche questa sera, sono delle belle, una buona, ovviamente la nostra tifoseria è sempre presente, ma c'è anche una buona rappresentativa di tifosi di Brescia. Ancora Girardi che la me è stato fischiato in frazione. No, praticamente è stato il passaggio, ha colpito il piede, perciò diciamo in frazione di piede e la palla dopo adesso torna nelle mani di Brescia. Noi abbiamo la fortuna di essere in mezzo, perciò di sentire proprio in stereofonia le due tifoserie scaldarsi e questo davvero mi piace. Sì. Poi Lucchin qui ci mette una Lucchin blocca, una piede, una gamba. E ripartenza e veloce di Dossumono, vediamo un po'. Se seconda fase. Stefanelli viene fermata immediatamente dal numero 20. Ancora Stefanelli, Zanette, Stefanelli. Devo cercare il varco per impattare il risultato. Stefanelli la scarica per Mazzieri, che ancora in diagonale. Mazzieri, come è successo pochi minuti fa, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Forse ci vuole un, deve spingere un po' di più nel cercare il centro dell'area, invece si limita praticamente ha la possibilità di tirare, però forse deve aspettare un attimino di più nel lasciare la palla per arrivare più verso il centro area. 16 minuti alla fine della partita. Del primo tempo, no? Della partita. Sì, della partita, della prima frazione di partita. Ancora viene trovato il pivot, per nostra fortuna. Sbaglia, però continuano a trovare con facilità il pivot all'interno della nostra area di rigore. Ha colpito un palo abbastanza. Tanto entrata di Girardi. Questa è una grande entrata, questo è un gran gol di Girardi, che non sembra avere l'emozione di giocare contro la squadra. Sembra molto, molto, molto motivata, carica. Molto motivata, molto motivata. Giocatrice Girardi, che insomma non la scopriamo certo noi. No, potenzialmente io credo che, onestamente, io credo che Girardi ancora è meglio di sé non l'abbia fatto vedere, perché sono convinto che possa fare ancora molto di più di quello che sta facendo. E ancora il pivot, ancora il pivot, centro, in mezzo, centro, ancora centro.
siamo in difficoltà. Non riusciamo a legare quegli spazi di in mezzo. Per adesso veramente il pivot ci sta facendo male, oltre ai rigori e ai gol che ha fatto, sta creando un sistema di gioco che ci crea difficoltà. Bel passaggio di Girardi. E ammonizione per Uccino che ha steso Biondani. Partiamo palla in mano. Girardi ancora, questa volta si fa fare la conclusione. C'è stata una carambola un po' strana, ma la palla non è entrata e Brescia. Io credo che in questo caso sia stato commesso un errore abbastanza grave, in quanto l'arbitro era all'interno del terreno di gioco, la palla è carambolata su di lui, è andata in porta. Perciò in questo caso è gol. È gol, assolutamente. Bisogna, l'unica cosa, non c'è la VAR nella pallamano, ma in questo caso sarebbe dovuto controllare se l'arbitro era all'interno del terreno di gioco o meno. Ma adesso abbiamo la possibilità. Se la nostra regia ci dà una mano nel capire con un replay per capire se era fuori o meno. L'arbitro era in campo. L'arbitro era assolutamente in campo, perciò era gol. Lui non era nella posizione corretta perché dovrebbe, però lui era in campo. Era in campo, quindi era gol. Era gol. Poco male. 14:37 alla fine di questo primo tempo, Brescia avanti 9-7 e minuto di sospensione richiamato dalla panchina dell'Olimpica. Stefano, partita lo sapevamo, l'avevamo detto prima, molto emozionale, molto sentita. Vorrei chiederti una cosa, di coinvolgere il presidente, sì. Perché sto ancora pensando a questo fatto, diciamo, appena accaduto, e questo è un errore tecnico. Non so se in sede di di giudici o cosa possa essere visionata la partita in replay o cosa, ma ammettendo per assurdo che la partita possa finire con un gol di differenza, questo è un errore tecnico che può essere tirato in ballo? Questa è una domanda, Marco. Buonasera a tutti. Sì, potrebbe essere oggetto di ricorso, però io direi di giocarcela sul campo la partita. Ma era sul campo, infatti era in campo una gol. La partita è una bella partita giocata da ambedue le squadre a viso aperto. Penso che ci divertiremo questa sera, sicuramente. Continuiamo, sono ritornate in campo le squadre e il canovaccio è sempre quello, Dosso Buono che cerca spazi, ma la difesa di Brescia marca veramente in modo molto molto arcigno. In questo caso ancora Mazzieri dal lato, questa volta ha centrato la porta, ma ha centrato il portiere più che la porta, sì, ha centrato i pali ma ha centrato anche il portiere, quindi diciamo che ha aggiustato la mira. Diciamo che riusciamo a trovare dei buoni sbocchi sull'ala sinistra. Per adesso Mazzieri non ci sta dando quell'aperto in termini di gol che ci aspettiamo da loro. Intanto loro continuano. Brescia va sul più 10, cioè scusate, sul più 3. Loro continuano a martellarci. Però anche Losco finalmente va a raccarto. E come vediamo si viaggia a ritmi altissimi, si viaggia a ritmi altissimi. Assolutamente sì. Tanto c'è una spinta di Zanette, sbilancia il giocatore numero 30 del Brescia e si prende i due minuti. Non c'erano dubbi, Alberto, sul fatto che la partita sarebbe andata su questi ritmi. Assolutamente. C'è da vedere chi ha la panchina un pochino più lunga per poter sopportare anche un ritmo così alto, perché e chi ha la preparazione anche. E anche chi ha la preparazione. Ancora una volta. Ancora centralmente. Cadiamo in errori veramente banali, in quanto adesso erano tutte chiuse le linee di passaggio, solo il pivot doveva essere controllato. E invece viene fatto un errore tecnico, si esce quando il giocatore fuori non aveva solo la possibilità di passare al pivot. Lo
Bosco per Stefanelli. Stefanelli cerca spazio, Mazzieri rientra verso il centro, fallo, peccato, questa è una bella azione, riprende Ghirardi, però subisce un fallo e grande parata. Due minuti per il numero 18 Galli, Federica, è una, ti aiuto, è una vecchia amica del Dosso Buono. Galli Federica ha militato per 2 anni nella pallamano Dosso Buono, spinta alle spalle, perciò tiro dei 7 metri e 2 minuti di esclusione. Mazzieri al tiro dei 7 metri e continua ad essere qua siamo tranquilli che Mazzieri dai 7 metri finora è sicuramente un cecchino, è una sentenza assolutamente sì. 9-11, riduciamo un attimino lo svantaggio, torniamo in parità numerica in quanto anche loro hanno la giocatrice in meno, anche se utilizzano sempre quel sistema di gioco sì, di escludere il portiere, perciò in realtà nella linea di gioco ci sono, c'è una giocatrice in più esattamente, però Zanetta ormai dovrebbe essere time out, minuto di sospensione chiamato dal tecnico Laera, tecnico di Brescia, quando il cronometro segna 11:51, 11 minuti e 51 secondi alla fine di questo primo tempo, con Brescia in vantaggio in avanti di 2, 11-9. Partita inutile dirlo, lo diciamo sempre, però lo ripetiamo che questa sera partita che è ancora apertissima, non possiamo nemmeno dare giudizi o sbilanciarci se non dicendo che è una partita bella e che entrambe le squadre oggettivamente possono portare a casa 2 punti. Assolutamente sì, diciamo che io credo che Roberto debba assolutamente cercare di sistemare la difesa, perché tappare la parte centrale, la parte centrale, stiamo concedendo troppi spazi, ci sono delle uscite troppo frettolose per andare ad aggredire lo spazio, e lo facciamo anche quando in realtà non c'è neanche bisogno di farlo, perciò se riusciamo a sistemare la parte centrale della difesa tutto diventa più agevole, in quanto hai la possibilità di ripartire. Non stiamo giocando male, in attacco stiamo andando anche bene. Ci stanno mancando i gol in contropiede a seconda fase, perché loro hanno fatto 11 gol ma avranno fatto 15 tiri, perciò in realtà la palla per ripartire non è che l'abbiamo avuta così tante volte in mano. Bene, ottima parata di Moretti. Ancora un errore l'arbitro, la palla è uscita in questo caso. Ok. Giustamente. Perciò è la stessa cosa, solo che prima probabilmente non sarebbe ancora un'entrata da parte di Stefanelli. Mi sa che stasera molto propositiva Stefanelli. Taglio dell'area da parte del difensore, cosa che non può avvenire in quanto trae vantaggio. E tiro dei 7 metri per speriamo per il nostro killer del tiro di rigore. Bene così, ancora... Mazzieri ci riporta -1 quando mancano 11 minuti in questo momento. Ritorniamo in parità in questo momento, in parità attacco difesa, anche se siamo ovviamente ancora in vantaggio numerico come giocatrici. Da fuori fanno veramente male, ancora Girotto, e adesso abbiamo visto come questo cambio difensore portiere possa generare un gol facile, diciamo, per la squadra di per recuperare lo spazio. No, sembra che niente di grave, ha subito il gol, questo rischio c'è, questo rischio c'è, ma penso sia assolutamente, lo mettono in preventivo quando fanno certo. Certamente sì, infatti adesso bisogna essere bravi anche a approfittarne. Bisogna saperne approfittare, assolutamente sì. Intanto sì, l'allenatore continua a imperterrire con questa tattica, gioca col doppio pivot, perciò in 7 contro 6 nell'azione d'attacco. Ancora. Sicuro questo è uno dei motivi per cui abbiamo anche difficoltà a trovare la giusta
chiusura centralmente, perché hanno giocato di sé in più. Certo, certo, certo. Sì, è sicuramente è una cosa che porta un vantaggio alla squadra che gioca, in quanto mette due giocatori all'interno dell'area di rigore e questo genera comunque, certo, dei blocchi, il doppio dei blocchi che normalmente in una partita vengono. Perciò però ci sono i sistemi difensivi per far sì che questa cosa qua venga un attimino. Da che ricordo di questi anni, finora, qui per accelerare. In questo caso diciamo che l'Osco ha avuto un attimino fretta. Sì. Non si era accorta che il portiere era intattonato dai pali. Bene, Moretti, brava. Buon intervento difensivo di Moretti. E ripartiamo. 8 minuti e 50 secondi. Brescia sempre avanti di 2. Dicevo, è la prima volta che vediamo un sistema di gioco così, almeno negli ultimi 3-4 anni. È la prima squadra Brescia che gioca in modo più che altro in modo sistematico, è la prima volta che lo vediamo fare. Peccato per l'entrata. Loro stanno, tante volte le squadre lo utilizzano, magari lo utilizzano per un periodo breve, per un lasso di tempo, vuoi l'esclusione, vuoi per creare un vantaggio per un'azione, due azioni, ma invece loro lo stanno utilizzando proprio come sistema, sistematicamente. Perciò questa è una cosa abbastanza particolare. Intanto c'è un taglio dell'area regolare, non facciamo in tempo a ripartire immediatamente. Di sicuro questo tipo di gioco per Brescia porta il portiere a fare tanta strada. Ah, certamente, certamente. Arriva stanco anche il portiere, se di solito il portiere si riposa da di meno. Il portiere deve saper fare gli scatti, perché uno scatto dietro l'altro. L'allenatore ha trovato, siccome che è una cosa che io mi porto da sempre quando allenavo, diciamo, il fatto di far correre il portiere, che mai siamo riusciti a far correre il portiere, in questo caso modo per farlo correre. L'allenatore è riuscito a trovare il modo e a motivare il portiere a correre, in quanto bisogna di essere allenata. Girardi subisce fallo, siamo ancora in attacco, mancano 7 minuti e spiccioli, sempre al Brescia avanti di 13-11 e bisogna asciugare per terra. Intanto guardando qua tra gli spalti ti anticipo già, Alberto, che dopo ho una giocatrice che da andarmi a recuperare per il nostro angolo da tanto tempo che non si vedono. E Stefanelli scarica una bomba all'improvviso da ferma il portiere, caricando solo braccia, ripartenza Biondani, veloce, siamo contropiede Biondani, ancora per Stefanelli lo mette dentro, pareggio, 13 pari, bene Stefanelli, 1-2 di Stefanelli, torniamo in parità. E qua abbiamo visto come quello che hai detto prima sia proprio una regola della palla a mano, 10 secondi, 15 secondi, 2-3 gol. Come dicevi tu prima, siamo in mezzo alle due tifoserie. Meraviglioso, amici, meraviglioso essere qua in mezzo e sentire quello che dovrebbe essere sempre il tifo delle squadre. Assolutamente. Delle squadre, incitare la propria squadra sia da una parte che dall'altra. Sì, anche perché poi dopo le ragazze in campo questo lo sentono, certo, e ne risentono positivamente. Assolutamente, assolutamente. Bellissimo, bellissimo. Tanto vediamo come ripartiamo ancora una volta velocemente. Mazzieri, ancora Stefanelli, Zanette, Stefanelli scarica per Giraldi che la mette dentro. L'infrazione della linea dell'area, però l'azione era stata ben congegnata. Giraldi non si fa pregare quando ha la palla. Con Stefanelli Girardi sicuramente da fuori area anche Dossobuono ha acquisito due tiratrici importanti e delle soluzioni da fuori che non erano nelle nostre corde. Non ce l'avevamo nelle corde, specialmente dopo l'infortunio di Elisa, che un pochino, diciamo, un po' ci dava una mano per questo. Intanto vediamo come. Molto bene, sembriamo aver ritrovato. Qui c'è un pallaccio.
fallo ed esclusione per il numero 8 Savoldi, mi sembra di aver visto, no, Savoldi è no, il numero 30 Girotto e 7 metri, Mazzieri da 7 metri. Mazzieri la mette. E questo è il primo vantaggio, è il primo vantaggio del dosso buono. Un 3-0 in poco più di 2 minuti. E questo era quello, io quello che ho visto adesso, Alberto, gli ultimi 5 minuti abbiamo provato. Brescia ha commesso degli errori, chiamiamola di stanchezza, questa continuamente sempre andare al 100 all'ora a volte ti genera questa cosa. E noi abbiamo trovato la soluzione. Ed è quello che ci serve, come ti dicevo prima, il recupero della palla per poter andare al massimo della nostra velocità. È stato importante in questo momento di difficoltà di trovare un attimino la quadra difensiva. La squadra doveva trovare questa quadra, nonostante tutte le difficoltà è riuscita a rimanere comunque sempre in partita e adesso siamo ancora in vantaggio. Quindi io prima l'abbiamo detto un po' scherzando, sto guardando un attimino anche il loro portiere come si muove con questo continuo andare via. Io lo vedo arrivare in porta stanco. Lo vedo perdere un po' di lucidità, non riesce a concentrarsi su quello che è il suo ruolo principale, perciò cioè, è molto azzardato questo sistema difensivo. Sempre, di giocare col giocatore in più. Anche perché non è adesso, obiettivamente non è più una sorpresa. Abbiamo trovato, almeno mi sembra di aver visto, abbiamo trovato la giusta disposizione difensiva. E quindi è più un, vedi, anche in questo caso il numero 88 è scattata. Certo. Perché per ridare spazio al portiere. Intanto vediamo che subito, come abbiamo visto amici, loro da fuori ci stanno facendo parecchio male, diciamo. Tagli ancora, nuova parità. Biondani, peccato, si era liberato bene Biondani. Ottima parata di... Io spero che Alice lo veda, lei adesso ha fatto 2-3 volte il tiro per cercare il tiro sotto le gambe del portiere, sì. Il portiere si prepara già basso, perciò la mia speranza è che la prossima volta gli faccia la finta e gliela metta. Assolutamente. 2.45, 15 pari, bella partita. Assolutamente una bella partita. Sì. Ora difensivamente siamo messi bene. Costringiamo anche al tiro da. Visto il portiere è arrivato in velocità, però in questi casi è vantaggiato chi attacca, quindi Biondani in velocità è arrivata e il portiere non poteva fare altro che sperare che Biondani piasse dopo. Certo, c'è questo pericolo, purtroppo è già 3 gol che subiscono in questo modo. Una volta che lo fai, come dicevi tu prima Alberto, sistematicamente, anche l'altra squadra si adatta a questo sistema di gioco. Intanto vediamo com'è sicuramente Roberto prima ha dato le direttive, in quanto la palla non gliela lasciano più ad arrivare in ala, in quanto c'è un'aggressione dello spazio prima e questo riduce lo spazio di gioco, l'ampiezza del gioco di Brescia. Stefanelli per Girardi, carica, tiro più 2 a 1.5 a 1.25 dal fine del primo tempo. Olimpica ben pastoso buono avanti 17-15, grande rimonta. Un minuto e 10, intanto un attimo. Bella partita, ripeto ancora perché assolutamente bella partita. Il pubblico che è qui bella partita con noi. Bella partita specialmente perché l'attacco, gran tiro della Mancina, un po' diciamo che Losco senza spazio viene stato e c'è ancora un'esclusione per 2 minuti, purtroppo Savoldi è già al secondo 2 minuti. C'è poco da recriminare, mani in faccia, perciò non volutamente, però seconda esclusione per 2 minuti e alla terza definitiva, perciò cambierà anche il sistema difensivo. Savoldi è una, diciamo, dei mastini della difesa,
con due volte due minuti non puoi più, diciamo, essere così, così spensierato come puoi essere nelle situazioni normali. Zanette, Girardi, Mazzieri cerca spazio, su questo fallo, 28 secondi alla fine di questo primo tempo, abbiamo probabilmente la gestione della palla fino alla fine, più uno, Zanette scarica per Stefanelli, Girardi passivo, dobbiamo andare al tiro, subisce fallo, bene così, Girardi, Stefanelli viene fermata, non credo che avremo il tempo per fare l'ultimo tiro, finisce, sarà il tiro franco, speriamo se qualcuno pesca il jolly, mai dire mai. Bassano ha segnato sul tiro franco. L'abbiamo visto Marco. Vediamo se qualcuno pesca Jolly. La posizione è buona per l'angolo destro di Girardi. Cerca il sinistro, Mani, il muro difende. Finisce così. Primo tempo 17-16. Bel recupero. Sarà un secondo tempo da vivere e da seguire con grande trepidazione, speriamo di divertirci, speriamo che si divertano anche i nostri amici da casa. È stato tenuto a riposo, si faceva notare il presidente che effettivamente Ampezzan non è mai entrata in campo, non so se per scelta tecnica o per qualche cosa, Marco dice di sì, perciò vuol dire che Roberto si giocherà la carta Ampezzan nel secondo tempo. Bene, sappiamo quanto carta, tante volte Ampezzan ha inciso sulla difesa. Bene, andiamo a berci un tè caldo, una camomilla. Andiamo a berci qualcosa, vediamo quello che esce, se vediamo esatto. Qualcosa. A dopo. Ci sentiamo dopo.
Rieccoci qua, buonasera, ben ritrovati. Riprende questa bellissima partita. Vempers d'Osso Buono contro Leonessa Brescia, primo tempo che si è concluso con il D'Osso Buono in vantaggio 17-16 dopo una rincorsa praticamente durata tutto il primo tempo e concretizzatasi negli ultimi 5 minuti. Un Brescia che è entrato in campo molto 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 agguerrito e ha messo in difficoltà più volte un'Olimpica che comunque non ha mai mollato e ha recuperato con grande determinazione, con grande tranquillità, portandosi appunto, come dicevamo, alla fine del primo tempo in vantaggio 17-16. Nel frattempo il risultato è ritornato in parità, Brescia ha messo a segno il gol del 17 pari ed ora siamo con l'Olimpico d'Osso Buono in avanti. Stefanelli viene fischiato un fallo di sfondamento e Brescia torna in attacco, rientra con le 7 giocatrici di movimento, assolutamente, quindi non è cambiato nulla come atteggiamento, no. Brescia e quindi gioca sempre con le 7 giocatrici di movimento, 17 pari. Vediamo come il numero 8 Savoldi parta dall'ala sinistra e questo crea maggiori problematiche in quanto lei è un pivot. E torna in vantaggio il Brescia 18-17, quindi il vantaggio accumulato, un 2-0, un parziale 2-0 in due minuti. Stefanelli ancora pesca questa sette. Sera Stefanelli ci ha fatto vedere delle bellissime cose sera, assolutamente sì. Sì, e siamo ancora in parità 18 pari. Partita sicuramente, come dicevamo prima, adesso saranno i primi 10 minuti in cui durante l'intervallo le due squadre hanno un attimino riposato. Sì, quindi e magari dopo starà, come quasi tutte le partite, l'ultimo quarto, sì, d'ora sarà decisivo per il risultato finale. Sì. Tanto vediamo che la numero 88 Torriani, che è la incaricata del cambio, dare il cambio al portiere, quindi Torriani è la scattista insieme al portiere. Già sono in di Brescia e quindi sono in passivo, però all'ultimo secondo riesce a tornare in vantaggio a segnare il gol del 19-18. Tanto vediamo come stasera Francesca Lucchino non riesca a prendere le misure alle tiratrici avversarie. Penso che abbia fatto veramente pochissime parate, il numero è sicuramente in passivo. Buon invece difensivo del numero, sì, 16 del. Però c'è da dire che anche i portieri di Brescia adesso hanno fatto delle belle parate, però diciamo che questa sera i portieri non sono, sì, stati ma così protagonisti, sono stati più protagonisti degli attacchi. Hanno subito gli attacchi. Sì, sì. 19-18 Brescia avanti. Vediamo come Brescia si riporta su più due. Si riparte. Nulla naturalmente è compromesso. Assolutamente in quanto, insomma, sì, però questa partenza, questo parziale di 4-0. Zanete è entrata in una velocità pazzesca. Esattamente. Zanete. E riporta a meno 1. Si riporta a meno 1. Intanto ho visto, Alberto, una mia vecchia conoscenza, una vecchia conoscenza della pallamano di D'Osso Buono. Adesso vado a vedere se riesco a distogliergli qualche parola. Dai. Un saluto e sentire un attimino quello che prova quando viene a D'Osso Buono. Esattamente. Allora, intanto Brescia in avanti, ma palla con Girardi che lo bellissimo dentro da propria, Girardi mette dentro da distanza siderale, sappiamo che mette dentro il 20 pari,
praticamente ha recuperato palla al limite della propria area e ovviamente con il portiere che non era ancora rientrato per Sofia. Non dico che sia stato un gioco da ragazzi, però è stato solamente questione di calibrare bene il tiro tra i pali. 20 pari, 24 minuti alla fine della partita, risultato in perfetta parità, 20 pari. Brescia che cerca sempre con, no, in questo momento Brescia gioca in parità numerica, non gioca con la giocatrice in primo movimento. Girardi cerca spazio, scarica per Biondani che va al tiro, un pallonetto bellissimo di Alice Biondani e il nostro buono torna in vantaggio. Ottima il passaggio di Girardi. Come vedi Alberto, andiamo sempre a ritmi velocissimi. Nel frattempo ti lascio il microfono così. Soltanto un attimo, Alberto, che ho un problema col microfono. Ok, perfetto, benissimo. Allora andiamo avanti da soli. 21-20. Dosso buono in avanti con due gol molto spettacolari di Girardi e di Biondani con un bellissimo pallonetto. Ora Brescia cerca spazio, infrazione di passi, difesa dello Sobono molto attenta, ancora Biondani in avanti, Biondani subisce fallo, 2 minuti e tiro dai 7 metri, anzi questo è rosso perché stiamo parlando del numero 8, l'avevamo detto, il Savoldi. 2 esclusioni. Attenzione, avevo visto male. Ucchio. Da ultimo uomo, così Ucchio è stata spuccia, esatto. Ucchio. C'è stato il tentativo di ho visto, no, non ho visto bene, c'era Savoldi che protestava, pensavo fosse stata lei. No, comunque Mazzieri suoni i 7 metri e Mazzieri la mette. 22-20, grande reazione dell'Olimpico del Sobono che ha subito questo parziale di 4-0 in 4 minuti, poi è riuscita a riportarsi sul più 2. Guarda, questo time out, Alberto, arriva in un momento ideale. Perfetto. Perché mi dà la possibilità di introdurre una mia amica, un'amica. Ti lascio la parola, Stefano, vai. Un'amica di Dosso Buono, una ragazza che partite come queste ne ha giocate non so quanto e sicuramente lei era una delle protagoniste, se c'era da mettere proprio il cuore oltre all'ostacolo, lei metteva il suo e anche quello della famiglia. È Sara Martoni che è qua con noi, lei è stata giocata a Dosso Buono per tanti anni, adesso gli chiederemo a lei, è venuta che era a Dosso Buono, che era una bambina, una ragazzina, penso che ancora non avesse la patente perché ricordo che l'andavo a prendere a Vicenza io, è rimasta tanti anni, ha vinto tanto, ha vinto il famoso scudetto con Dosso Buono. Ciao Sara, benvenuta a Dosso Buono. Ciao a tutti. Emozioni, ogni tanto ti vedo qua a Dosso Buono. E a parte dal punto di vista personale mi fa piacere salutarti e rivederti, ma a me piace capire le emozioni che provi tu quando vieni a Dosso Buono. Ti verrebbe mica voglia, visto che l'hai fatte tante volte le righe blu e tutte queste cose su sto campo, di tornare a giocare? Cioè, la voglia di tornare pazzesca, infatti tutte le volte che vengo a vedere le partite non so, mi mangio le mani perché tornerei subito in campo. È inutile, c'è chi gioca a pallamano, poi quando smette la pallamano ti rimane nel sangue praticamente, da lì non la togli mai. Esatto. Poi le soddisfazioni che mi sono tolta e tutto, quello è il top proprio. Ricordi stupendi. Quanti anni sei stata Sara Dosso Buono? Ho giocato 13 anni a Verona, Dosso Buono, e poi ho avuto l'internato esatto. Di Vigaso. Perciò comunque Alberto, per 13 anni sta ragazza si è fatta Vicenza-Verona minimo 4 volte alla settimana. 4 allenamenti più la partita. 4 allenamenti più la partita. Insomma, ha fatto quasi il giro del mondo. Un po' di passione la è, vero? È passione assolutamente. Intanto tu intervieni. Intanto abbiamo visto un paio di cose molto bene, la parata strepitosa di Lucchin di piede e poi insomma stiamo vedendo che comunque la squadra
sta girando, è entrata a pensare al posto di Losco, adesso è rientrata Losco a posto di pensare, ma fate voi, andate, andate. Una domanda, Sara, tu riusciresti a vederti, ti vedresti in questa squadra? A detta mia è una squadra che calza il pennello per te, perché velocità, aggressività, non ci si pensa più tanto, correre e continuare a pedalare, diciamo così. Esatto, sì, questo praticamente sarebbe il mio gioco, difesa e via in contropiede, che è praticamente l'ABC della pallamano. Ed è quello che diciamo tante volte agli amici che ci seguono su Facebook, che sì, la cosa più semplice però è anche la più difficile, in quanto esatto, non hai momenti di pausa, certo, è anche la più difficile da mettere in campo. Certo, certo. Tu Alberto hai qualcosa da chiedere a Sara? Ma qua, qualche curiosità che... Intanto ma io ti chiedo semplicemente, questa partita qui tu come la giocheresti? È una partita che ti calza a pennello come ritmo, come cattiveria agonistica, o avevi altre caratteristiche tu? No, no, beh, come ritmo e cattiveria agonistica sarebbe la mia. Ecco, io non appoggio il gioco che fa il Brescia per il discorso di doppio cambio col portiere, perché c'è dopo un paio di volte che hai visto che l'hai presa, insomma cambierei. Però cioè, le ragazze del Grosso Buono sono cambiate tutte da quando giocavo io. Anche l'allenatore, Sara, però da certo, quanto fare accesso il gioco è rimasto uguale, cioè contropiede, velocità, quello. Questo è una caratteristica di questa società, di questo, esatto, di questo Grosso Buono. Cambia sempre la squadra, ma rimangono sempre tutte bravissime. Sul fatto, ne parlavamo prima, tanto vediamo come Biondani ha alzato quello che avevamo detto prima, dopo tre volte che gli finta il tiro basso, il portiere si appoggia per terra, ha alzato la catapulta, e diciamo gol facile, chiamiamolo così, ma anche se il gol facile non esiste. Non esiste, esattamente. Ne parlavamo prima, Sara, con Alberto, così, il fatto di, ho visto poche squadre giocare in modo sistematico col cambio giocatore di esatto, movimento e portiere, in quanto ho visto anche il portiere a volte un po' in difficoltà nelle parate, in quanto arriva in porta sempre che ancora non ha la posizione, non ha concentrato, però evidentemente questo sistema di gioco deve pagare, o saranno abituati a farlo. Domanda che così chiudiamo il cerco, ma questo continuo cambio quindi può deconcentrare anche un attimino la squadra? Secondo me sì, perché come diceva Stefano, il portiere quando arriva di corsa non riesce a prendere posizione in porta, quindi... Ma al di là del portiere, anche il resto della squadra, cioè sapere che comunque c'è una giocatrice che deve comunque scattare fuori e sapere che se sbagli palla devi comunque procedere subito, perché questo può essere un elemento di disturbo. Ti debilita un po', perché hai sempre il pensiero di tornare indietro, cioè io lo farei a sprazzi, oppure alla fine se magari devi recuperare qualcosa, non so, però sistematico così tutta la partita la vedo un po' esagerato. Però sai che dopo magari siamo, fra virgolette, noi gli ignoranti, in quanto non riusciamo a capire questi cambiamenti, e ci possono anche stare, attenzione, la palla a mano cambia velocemente, cambiano le cose, e perciò magari nel futuro vedremo sempre di più questo tentativo di giocare col giocatore in più. Gli dicevo prima, tanto Stefanelli purtroppo colpisce il palo, sì, gli dicevo che invidia un po' l'allenatore del Brescia, in quanto è riuscito, cosa che io non sono mai riuscito a fare, di far correre il portiere, cosa che era praticamente impossibile, almeno così lo fa correre, sì, e tu lo sai meglio di me quante lotte abbiamo fatto perché il portiere non poteva mai correre, sì, vero, sembrava vero, quasi fossero impediti di correre il portiere. Beh, questo è un po' diffuso, anche io vengo dal mondo del calcio, anche il portiere del noi calcio, che correvamo, noi che correvamo correre, no, noi che correvamo, quindi quelli che in attacco, difesa, vedere il portiere che faceva due giri di campo poi andava in porta, per noi era una cosa, anzi che... permettetemi, faccio un appello a tutti gli allenatori d'Italia, fate correre i portieri, per favore, non se ne può più di vedere i portieri pantaloni, esatto. Almeno a livello dilettantistico, certo. Non parlo dei professionisti, fate correre i portieri, giusto, Sara? Certo, appoggi. Giusto, appoggio anche perché fate arrabbiare i giocatori dopo, quando... certo. Guarda Zanetti, che bella azione che ha fatto Zanetti, bel movimento e tiro del 24 pari. Gli attacchi continuano a avere, Sara, il sopravvento sulle difese. Io continuo a dire dall'inizio della partita che le difese, diciamo, sono un po' allegre, in quanto puntualmente il risultato lo sta a dimostrare, un 24 pari quando manca ancora 17 minuti, già 48 gol fatti, vuol dire che non,
le difese non è che hanno interrotto poi così tante azioni di gioco. Queste sono le partite, esatto, che piace al pubblico, no? Sì, no, tanti gol, quello sì, sono le non, che piace non ci si annoia. Che però, credo, credo Sara e Alberto, alla fine questa cosa qua a qualcuno dovrà far pagare il conto. Eh beh, quello sicuro, quello sì, sicuro. Quello come sicuro. Sappiamo, gli ultimi 15-10 minuti. Due minuti a Stefanelli nel frattempo. Il piatto può venire anche a mancare. Eh sì, dopo qua alla fine la differenza la farà sicuramente quello, il fiato, perché quando poi ti manca il fiato di testa non ragioni nemmeno più. Certo, e oltretutto vedo che sia Dossobuono che Brescia non ha fatto molti cambi, no, perché no, non ragazze... ha utilizzato appieno le panchine. Adesso vedo che Dossobuono ha messo un pezzan, perciò qualcosa sta cambiando. Invece Brescia mi sembra di vedere quasi con le giocatrici più o meno contate. Le stesse, sì, sì. Tanto girotto dai 7 metri, riparato a Brescia avanti 25-24. Bene, mi fa molto piacere Sara, grazie, puoi stare a voi. Con grazie, noi, Sara. Oppure puoi andarti a vedere la partita dove vuoi tu. Mi ha fatto molto piacere parlare con te, rivederti, e quando vieni a Dossobuono tu sai che sei sempre, a parte personalmente nel mio cuore, ma sei sempre sì, ben accetta. Assolutamente sì. E ci fa piacere vederti e trovarti qua a Dossobuono. Grazie Sara. Grazie Sara. Grazie, ciao. Ciao. Allora Stefano, sì, insomma, bella chiacchierata con Sara, insomma un pezzo di storia di questa pallamano olimpica Dossobuono. Zanette è scatenata, Zanette cerca più volte la velocità, è molto veloce questa sera, si infila dentro con una velocità che è difficile da controllare già anche fisicamente, ma anche con questa velocità che prende Zanette ha dovuto cercare il tiro ovviamente da fuori. La partita rimane incanalata su quello che ci siamo detti dall'inizio. Assolutamente. Per adesso nessuna delle due squadre dà segnali di cedimento. Buonissima prova del numero 5 del Brescia, che sta a tutti gli effetti, sta tenendo in piedi la squadra. In questo momento è quella che più... È lei che detta i ritmi. Ci stanno continuamente, anche in questo caso. Non è andata a giro lei, però è quella che... sta dando la soluzione assolutamente alle compagne. E Brescia torna di sul più 2, 26-24. Zanetti cerca spazio, Ampezzan, Mazzieri, rischiosissimo questo passaggio, però riesce bene. È stato un passaggio che ha tagliato la difesa, abbiamo rischiato l'intercetto, però la palla è arrivata a Zanetti, che ha scaricato su Ampezzan, che ha subito fallo. Ora Ampezzan cerca di incunearsi, c'è questa alternanza, questi cambi continui tra Ampezzan e Losco. Stiamo avendo delle difficoltà in questo momento. Adesso Ampezzan cerca il tiro, viene stoppato, palla recuperata proprio al limite dell'area, palla lunga, bene così, bene per noi. Intanto vediamo che purtroppo anche per loro questa continua ricerca della velocità l'ha portato a buttare via una palla, diciamo, male. Esce Ampezzan, entra Losco, mi sembra che questo avvicendamento sarà uno dei motivi fino alla fine. Certo. Questo avvicendamento di... Tanto sentiamo come il volume del pubblico si sta alzando da ambo le parti. Facciamo quasi fatica a sentirci noi due che siamo a 20 cm di distanza. Losco, Zanette, stoppata. La difesa di Brescia in questo momento sta murando bene. 13 minuti alla fine di questo, no, intercetto. Ora vediamo Zanette, scivola il numero 20. Ma io non ho onestamente capito questo fischio, è semplicemente scivolata. È scivolata Olivieri. È uscita la palla, non... Non ho capito neanch'io. Mi sembrava abbastanza evidente che il numero 20 di Brescia, Olivieri, fosse scivolato, si fosse trascinata fuori la palla. L'arbitro da quello che ho capito ha visto, ha ravvisato un fallo. Magari che noi non abbiamo, visto, abbiamo a fianco, magari una leggera spinta gli ha fatto perdere equilibrio e ha decretato, diciamo, questo fischio, questo fallo. Ancora Tanic che si incunea, la mette dentro, però subisce fallo. Purtroppo le stiamo facendo arrivare troppo avanti continuamente, ogni qualvolta noi interveniamo soltanto quando loro sono già passate. Dovremmo cominciare a riprendere un attimino, a chiudere meglio in difesa.
mancano 12 minuti, manca ancora tantissimo, però i minuti passano, Brescia avanti di 2, dobbiamo cercare di recuperare qualche palla e di ripartire. E Brescia è in passivo, deve cercare il tiro, e qui c'è un tiro deviato, mi sembra, assolutamente, e quindi sì. Brescia va sul più 3, pallaccio su, e qui c'è dietro, assolutamente, del numero 8 Savoldi, non è Savoldi, è il numero 18, numero 18 Galli, perciò è superiorità numerica per il dosso buono a 12 minuti dalla fine, e c'è time out chiesto da Escanziano. È una partita comunque complicata, adesso dobbiamo, nulla è compromesso, nulla è successo ancora, però è una partita complicata, sì, dobbiamo sfruttare al meglio questa superiorità numerica. Loro stanno veramente facendo il massimo delle loro possibilità, e lo stanno facendo anche parecchio bene, secondo me. Perciò facciamo intervenire un attimo Marco in questo momento di Marco, la partita cosa dobbiamo aspettarci ancora? Siamo evidentemente in difficoltà. Per conto mio, a mio modesto parere, stiamo non difendendo bene come al solito, ma soprattutto questa sera ci mancano i due portieri che onestamente hanno fatto poco. Purtroppo quando il portiere para poco, la palla a mano, lo paghi. È vero Marco, però è vero anche che la maggior parte delle volte loro hanno tirato dai 6 metri. Sì, appunto, la difesa non ha fatto quello che solitamente fa, insomma. Interveniamo sempre, diciamo, all'ultimo momento. No, perché per come adesso non siamo ancora riusciti a trovare veramente il bando della matata. Sì, no, per ma loro è una gran bella squadra. Niente da dire, fino a questo momento si meritano il vantaggio e si meritano. Attenzione, sicuramente di compromesso, no, assolutamente, come nella pallamano 3 gol in un però l'inerzia della partita sembra che l'inerzia della partita ce l'abbiano in mano loro, che il comando della partita ce l'abbiano in mano loro, però sappiamo come in un attimo le cose cambiano. Basta soltanto buono il passaggio di anche se sembrava meglio, non è arrivato a destinazione, perciò palla in mano ancora a Brescia. Sì, vediamo, dai, comincia ad essere l'azione d'attacco. Momento di difficoltà, 11 minuti, Brescia avanti di 3, palla in mano, e sempre con questa superiorità numerica in fase d'attacco. Sembrava avessimo trovato un attimino la capacità di bloccare questa superiorità numerica in fase di attacco, invece l'abbiamo risubita in questo secondo tempo. Adesso c'è un po' un lamento, c'è un po' l'arbitro, volevano l'esclusione, poi una sceneggiata, però sono già in passivo un'altra volta il Brescia, attacco ancora lungo, il tiraccio di Tanic che va fuori, pallone, si lamenta, ma evidentemente non è stato ravvisato nessun fallo, e riparte addosso buono. 2 minuti con che Stefanelli, il risultato è fermo. Zanette, con il numero 28, con Ghirardi, Mazziere, Ghirardi, Zanette ancora. Cerca spazio. Tiro forzato. Sono tiri forzati che il portiere, in questo caso abbastanza, il portiere semplice, para agevolmente. E ancora Brescia, palla in mano. 10 minuti alla fine di questa partita. Brescia avanti di 3, 27-24. In questo momento che adesso dobbiamo un attimino tirare fuori qualcosa in più, Stefano, 10 minuti adesso, se possibile, in questi 10 minuti qua, se possibile, bisogna, logicamente dobbiamo fare i conti con quello che rimane, alzare ulteriormente il ritmo, ma loro ci stanno martellando da fuori fanno proprio con male, le due giocatrici, con il numero 30 e con il numero 5, il portiere per adesso nostro, i portieri nostri, perché anche Moretti quando è stata chiamata in causa non sono riuscite a Girotto da fuori ha fatto veramente del male ad intervenire, e questo è merito dell'attacco, non c'è niente da dire, certo, dai portieri ci si aspetta qualvolta qualche intervento in più, però per adesso stiamo in grossa difficoltà. Entrata di Zanette subisce il fallo, un tiro dai 7 metri, una penetrazione,
ed è quello che serve a noi. Serve qualche azione personale per smuovere un attimino questo momento in cui stiamo solo subendo a livello realizzativo. Serve dell'entusiasmo, riniettare dell'entusiasmo. La speranza è che Mazzieri non si smentisca e continui a fare il killer dei 7 metri. E la mette, brava Martina. E Martina 25-28. Passa il tempo, niente compromesso, però certamente bisogna un attimino accorciare i tempi, perché più c'è i denti e recuperare qualche palla. Servono un paio di recuperi veloci dalla difesa con delle ripartenze senza subire gol. Assolutamente. Mi sembra questo abbastanza sulla semplice teoria, cosa, eh? Vero? Poi però questa volta ecco che Francesca ci dà un primo grosso aiuto con un buon intervento. Ripartiamo. Anche se mi sento di dire che Girardi cerca spazio, viene accerchiato dalle ex compagne. Sì, stavi dicendo, Stefano. Sì, che troppe volte Ghirotto riesce a sfuggire abbastanza agevolmente a Zanette. Abbiamo bisogno di una difesa un attimino più forzata, un po' più energica. Fisicamente Ghirotto si riesce a liberare abbastanza semplicemente. Traversa, bomba di... ma recuperiamo palla. Nella sfortuna, siamo stati fortunati che la palla non ha toccato il soffitto del palla d'Osso Buono. La palla è finita nelle mani di Zanette. Ancora attacco per l'Osso Buono, Stefanelli. Mazzieri che cerca di liberarsi, viene fermato immediatamente. 7-34. Intanto sguardo negli arbitri e subito segnale di passivo. Riescono subito ad interrompere l'azione. Ancora Ghirardi pronta per il tiro. Bomba. La recupera. Ancora tiro il passivo. Attenzione, tiro, deve esserci il tiro immediato, qua non c'è possibilità. Fallo. Attenzione. Su Rosco. Adesso bisogna tirare. Avanti, c'è solo un passaggio a disposizione, ci deve essere il tiro. Eccola lì. E infatti no. Non gli ha dato possibilità. Brescia, difesa. Difesa impenetrabile di Brescia. Logicamente quando c'è sei sotto passivo così, sempre di più si concentra in un unico punto. E la difesa si concentra sempre di più in quel assolutamente, punto. Assolutamente. 6-42, 25 d'Osso Buono, 28 Brescia. Stefano, 6 minuti, bisogna veramente cercare di fare qualcosa di importante. Passivo immediato, subito. E infatti palla recuperata. Palla recuperata, bene così, dai. I recuperi li abbiamo fatti, purtroppo ci manca il concretizzare. Ci manca il concretizzare. Però adesso vediamo se Stefanelli. Abbiamo ancora tempo. Zanette purtroppo spara. Decisione. Spara alto. No, la decisione è decisione che ci poteva stare, purtroppo la conclusione non è stata delle migliori. È proprio il tiro. Sbagli da entrambe le parti, risultato congelato 25-28, 5-52. Logicamente tutto questo va a favore di Brescia, assolutamente, in sì, che ha un più 3 da gestire. Non diciamo da gestire, diciamo, perché tre gol lo sappiamo, però diciamo che è molto più, può andare con più tranquillità. Sì, assolutamente. Ancora Ghirotto. Attenzione, brava Francesca. Buon intervento difensivo di Francesca. E adesso dobbiamo mettere dentro Stefanelli, Zanette. Dobbiamo metterla dentro. Stefanelli. Biondani. Stefanelli ancora, Biondani. Dai Alice, niente da fare. Questa volta Alice la rimessa bassa. Buono l'intervento difensivo del portiere. Assolutamente. Prima l'aveva fatto nel modo corretto. È tornata basso e il portiere è tornato a parargliela. L'ha invitata a tirare lì. Merito del portiere. Intanto sentiamo i tifosi di Brescia che Leonessa ulteriormente il tono. Ci mettono in grossa difficoltà in quando assolutamente non ci sentiamo. Sì. Però ne hanno merito in quanto se lo stanno guadagnando sul campo e se lo quattro, stanno più 4 e se lo stanno veramente giocando bene sia in attacco che in difesa. Noi facciamo veramente difficoltà, loro si stanno esaltando, noi ci stiamo spegnendo. 29-25, 4-27.
29 a 25 per Brescia. Il portiere sta disinnescando mano a mano. Il portiere loro sì. Nei momenti importanti il portiere loro ha fatto sicuramente, tanto c'è un sbaglio di Galli, sì. Consegna la palla in mano a, diciamo che Ampezzato ancora, paratona di Pfeiffer, che cosa ha parato, qui gran parata, questa è stata una grande parata, grandissima parata del portiere, come ti dicevo, negli ultimi tre minuti ha veramente chiuso la porta e qui si mette, sta generando questo vantaggio meritato per la Neonessa di Brescia. Intanto ci sono tanti errori, difese, ma le nostre opportunità le abbiamo anche avuto, assolutamente sì, però abbiamo sbagliato veramente troppo delle palle facili. Ancora non è finita la partita, ma però adesso stiamo forzando molto, stiamo forzando, cerchiamo di avere fretta e questo no. Qui anche la sfortuna, ancora la palla in mano nostra, non ci aiuta qua Pfeiffer, ormai si è esaltata, un tentativo a tirare sempre più velocemente. 3 minuti alla fine, c'è stato un tentativo di difesa un po' furbescamente da parte di Ampezzani, gli arbitri non sono caduti nell'inganno e hanno fischiato Stefano, un fallo. Peccato perché non è ancora finita ovviamente, però si è incanalata in un certo modo, e nel momento in cui ci aspettavamo una reazione da parte di Dossobuono, del ragazzo di Dossobuono, in realtà c'è stato un aumento, se non altro, nella precisione dei tiri da parte della Leonessa Brescia, perciò merito loro, niente da, assolutamente. Da dire, assolutamente. Che dire? Primo tempo la reazione c'era stata e aveva portato ottimi risultati, secondo tempo la reazione è un po' mancata. Adesso sta facendo qualche intervento anche Francesca, però ahimè non vorrei che fosse un po' tardi. La speranza è sempre l'ultima a morire, ne ho viste di tutti, però difficilmente credo che potremo buono recupero di Zanette, palla Biondani, incredibile, sta parando tutto il numero 16 di Brescia, il portiere di Brescia sta parando tutto, penso che meriti, direi che diciamo che noi abbiamo veramente tirato male in quanto abbiamo agevolato tutti questi interventi, però bravissima, però, lei, bravissima sì. Lei a farlo, la differenza l'hanno fatto i portieri, tanto adesso c'è, e qui Biondani si prende 2 minuti che fa l'intervento da dietro, di frustrazione, un fallo di frustrazione, le ragazze hanno visto che la partita gli sta sfuggendo di mano e niente, che dire, direi insomma ci speriamo ancora, ma onestamente dall'inizio, Alberto, abbiamo visto che il nostro secondo tempo non era così, non è mai stato in realtà un secondo tempo come ci aspettiamo di vedere, assolutamente da subito abbiamo subito sempre la pressione loro sempre più presenti in campo, e a un minuto siamo anche riusciti ad impattarla sul 24 pari, ma poi penso che ormai sia decretato, direi proprio di sì, starà soltanto da decidere se di un gol onore a Brescia che ha vinto con merito, sì e a tutti gli effetti non si segna più. Pfeiffer ha fatto in questi ultimi 5 minuti, ha fatto veramente la differenza parando tutto quello che è arrivato dalle sue parti. Sì. Merito a Brescia, niente da dire. Assolutamente, Giardi la mette dentro. Intanto Girardi segna il gol del 26-29. Ormai penso che la partita abbia ben assolutamente sì. Bisogna solo capire quanto sarà il divario, ma io penso che chiedere, visto che abbiamo possibilità di avere qua Marco, anche il presidente, può essere che abbiamo ancora, diciamo, nella testa l'ottimo risultato ottenuto in Coppa Italia ci abbia un attimino, diciamo, rilassati mentalmente, Marco? Probabilmente anche sì, però questa sera di umiltà e ci sta bene, perché
forse è quello che ci vuole in questo momento, che si è fatto, che la buonissima prestazione della Coppa Italia ci aveva forse illuso che il campionato fosse, non dico in discesa, ma che fosse un po' più facile. Invece ogni partita è difficile, la dimostrazione questa sera. Tanto di cappello a Brescia, perché ha giocato, ha vinto meritatamente, e noi dobbiamo guardarci un po' dentro e vedere e ridimensionarci. Ripeto, ci sono tre partite durissime, perché questa è la prima, adesso mercoledì a Bressanone e sabato prossimo a Odarzo. Sono, io l'ho detto in tempi non sospetti, sono le tre partite che girano il campionato in un modo o nell'altro, quindi vedremo cosa viene fuori. E comunque brava Brescia, perché ha meritato assolutamente la vittoria. Ci sarà qualcosa da rivedere sicuramente in settimana, ma ci penserà sicuramente Roberto. Che dire, Brescia vince meritatamente 29-26, primo tempo che aveva visto l'Olimpico del Sobolno chiudere in vantaggio di un punto, di un gol, 17-16, secondo tempo che è andato assolutamente a vantaggio di Brescia, e la vittoria finale assolutamente ci sta. Diciamo che ci rendono ciò che noi abbiamo dato a loro alla partita d'andata, cioè la partita quando assolutamente arriva alle strette finali, è così. Però come avete già detto voi, merito a loro, brave. Assolutamente. Complimenti al portiere che negli ultimi 10 minuti ha di fatti decretato la vittoria della propria squadra. Assolutamente. Bene, salutiamo tutti, ringraziamo di averci ascoltato e di averci seguito anche questa sera. Ripartiamo al risultato finale: Leonessa Brescia batte Vempasto Sobuono 29-26. Ci si rivede, anzi ci si risente a metà settimana, perché ci sarà il recupero della partita con Brescia il 14, Bressanone scusate, e poi settimana prossima con Oderzo. Quindi intanto buon fine settimana a tutti e alla prossima settimana. Grazie. Grazie.